Dopo le fatiche e il passo falso interno del turno infrasettimanale, il San Salvo scende nuovamente in campo davanti al pubblico amico, ma spera nell'occasione di non ripetere la battuta d'arresto poco rassicurante in ottica salvezza. Certo, l'avversario di turno non induce a fare voli pindarici. Al Davide Bucci scende infatti il Francavilla, una delle squadre che guardano le altre dall'alto in basso, in virtù del primo posto in classifica condiviso a quota 10 con il sorprendente Montori e l'ambizioso Sulmona. Con l'esperto Ciarlariello ancora ferma ai box, la difesa biancazzurra si assesta con il rientro di Farina e l'inserimento sulla fascia di Pier Mattei. Mister Meco Monaco lamenta invece le assenze di Tano e di Candia. I giallorossi dimostrano sin dalle battute iniziali di non essere in testa per grazia ricevuta, con buoni fraseggi e costante presenza dalle parti di Cianci, il quale blocca il tentativo di inserimento di Bordoni in area sansalvese. La replica dell'11 di casa è affidata al giovane Di Pietro, che al settimo prova il tiro cross dal fondo, che impegna severamente l'esperto Meo, costretto a sventare di pugno. La parentesi biancazzurra non spaventa di certo il Villa, che cerca inutilmente di imprimere una svolta favorevole alla contesa. Al 13° Bordoni tenta la conclusione dalla distanza con la sfera che non inquadra il bersaglio grosso. Due giri di lancetta e tocca a Lalli, che fa la barba al palo con la sua girata dalla media distanza. Tre minuti dopo l'11 giallorosso prova nuovamente a far male. Buono il movimento che fa sbandare Pier Mattei. Un po' meno la finalizzazione con la sfera che sfila stavolta a ridosso del palo opposto. Il buon momento del Francavilla trova il suo punto terminale alla mezz'ora, quando Colella, piuttosto in ombra la sua prestazione, cerca il Pertugio dal limite d'aria, ma anche stavolta Cianci rimane spettatore non pagante della gara. Prima del tè caldo si rivede il San Salvo col piazzato di Crisci che si adagia sopra la rete avversaria. La ripresa si apre con l'occasione più ghiotta per gli ospiti, che sfiorano la segnatura con Colella, il quale si libera con scaltrezza in area di rigore, ma sciupa tutto calciando alle ortiche un ottimo pallone. Immediata la reazione dei biancazzurri, che impegnano Meo con una insidiosa girata di Crisci. Al quarto l'ultima cutù del Villa con la battuta a rete di Colella, che trova pronto Cianci sul primo palo. I due tecnici provano ad osare di più per schiodare un risultato a reti bianche che non va bene a nessuna delle due. Marcello getta nella mischia Antenucci, Meco Monaco fa altrettanto con Cozzolino, ma è il San Salvo che trae maggior giovamento dai cambi e al quarto d'ora recrimina per una caduta in aria di Lombardozzi, ammonito poi per simulazione dal signor Zecchino di Teramo. Poco male, perché il gol matura al 22° quando Marinelli costringe Meo a una corta respinta. Sul pallone si avventa a capitano Farina, che infila nel sacco per il tripudio degli spalti di fede biancazzurra. Il rovescio giallo-rosso diventa cosa fatta al 25° quando arriva il fulmineo raddoppio griffato stavolta da Antenucci, che non ha difficoltà a depositare nel sacco, raccogliendo l'invitante suggerimento di Crisci dalla sinistra. La gara, che ormai non ha più storia, potrebbe riaprirsi al 27° quando il direttore di gara segna un piazzato dal limite, con i giallorossi che invece reclamano il penalty per l'atterramento di Felice ai danni di Bordoni. Mister Meco Monaco, un 2-0 forse troppo largo per quanto visto in campo. Il primo tempo è stato appannaggio della sua squadra, poi nel secondo tempo si è visto un po' più di San Salvo. Ma guarda, il primo tempo meritavamo sicuramente di stare in vantaggio. Abbiamo, secondo me, sprecato troppo. Poi la legge del calcio, quando tu sprechi troppo è normale che ci può stare che gli avversari ti fanno gol. Mister Marcello, dopo il KO di 4 giorni fa finalmente è arrivata una vittoria, e che vittoria contro la prima della classe? Sì, oggi è stata, diciamo, una gara che i ragazzi hanno sentito, l'hanno interpretata nel migliore dei modi. E questo sicuramente darà morale a tutto l'ambiente, sia alla squadra, sia alla società, sia a tutti i tifosi anche.